live reaction, ragazzi, è andata bene, perché la partita l'abbiamo vinta, però non ha avuto un riscontro positivo con i miei iscritti, diciamo parzialmente. Ne approfitto per dirvi che, come molte persone hanno commentato, io ho una visione un po' più lunga rispetto alla partita di per se stesso. Ho detto che sono contento della vittoria, ho detto che spero che sia un punto di partenza per poter migliorare questa situazione, cosa che però purtroppo non penso succeda. Purtroppo vincere non è stato. Oggi, ragazzi, c'è la prova Lecce, che è un campo molto difficile. Vi ricordo che la Lazio ci ha perso. Vincere oggi, secondo me, può dare una bella botta di morale, anche perché poi c'è la pausa e sarebbe bello andare in pausa almeno con una vittoria, poiché non vinciamo un campionato dal 7 ottobre, insomma un bel po' di tempo ormai. Però, ripeto, bisogna ancora macinare di più per riacquistare soprattutto fiducia. Ovviamente, quando dici che Krunic non deve giocare, non solo gioca Krunic ma gioca anche Pobega, vediamo come va. Avete visto le formazioni, ragazzi? Io dico sempre che una squadra come Lecce, che comunque è veramente tanto rompicoglioni, ma bene o male lotta per la salvezza, il Milan è chiamato alla vittoria oggi. Che poi possa risultare più o meno difficile, il Milan è chiamato alla vittoria, quindi questo è l'unico obiettivo che dobbiamo avere nella giornata di oggi. Io non condivido la formazione con cui siamo partiti, poi mi auguro di sbagliare, ma secondo me già così partiamo col piede sbagliato. Inizia Lecce Milan, già la calzata di Hernandez, già Hernandez a fare minchiate, 29 secondi, ragazzi, già una cazzata ha fatto Krunic, incredibile, ragazzi. Leao si gira e mette cosa, un cross. T'hanno regalato una palla che, se l'avessimo regalata a noi, sarebbe stato gol entro un secondo e mezzo. Ovviamente cosa è successo? E Leao il crossino di merda, bentornato sul pianeta Terra, dove il Lecce avrebbe mosso la palla, infilato Banda, è andato a coprire. Ah, che bello! Un altro rotto muscolare. Bene, anche oggi vinciamo domani, allora. Poi ve la prendete con me per quel cartello là, eh. Ma quanta ragione c'ho, ragazzi. Vi ho detto a metà partita col PSG che oggi non avremmo vinto, e ve lo sto ripetendo adesso. Pobega, Okafor. Dai, vediamo cosa fai. Okafor. Si dimentica la palla, Pobega. Sinistro. Falcone. Chiede una mano, non c'è nulla. Vabbè, un tiro del cazzo ha fatto, un tiro del cazzo. Che come brutto Banda. Nuovi mostri. Okafor fa una cazzata, sì, e l'altra pure. Salta più l'uomo. Quando giocavo contro noi saltava anche Birilli. Dorgu. Cioè, guardali qua. Guarda come fanno i contropiedi questi. Cioè, è incredibile. Sono bravissimi. Pobega, madonna, che stop del cazzo. Che stop del cazzo. Madonna. Ma lo levi, per favore. Hai saltato un uomo. Non capiterà nei prossimi 14 anni. Passa la palla, no. Due coglioni, ragazzi. Ciucuezze, cosa nelle gambe degli avversari. Ciucuezze, dai, ancora gambe. E dai, sì, ancora gambe. Bentornati sul pianeta Terra, ragazzi. Banda, destro, Maignan. Hanno tirato un porta. Ciucuezze, Hernandez. C'è Okafor. 1-2. Hernandez, palla dentro, verso il nulla. Spazza la minaccia, il nulla. Completamente più offensivo rispetto al francese. 1-2, sempre tattare Hernandez. Hernandez, palla dentro, gol di Giroud. La prende sempre lui e segna sempre lui. Olivier Giroud. Sarà anche l'ora. 1-0, gol di Giroud. Un fulmine di Theo Hernandez, che ha scambiato con Okafor. Sì, ma calmi. Calmi, un vagitato. Manca ancora un'ora abbondante. Tranquilli. Non vi esaltate, perché qua, ragazzi, c'è ancora tanto da vedere oggi. Bene o male, almeno il gol si è fatto. Ho fatto gol di pancia. Renders, c'è Pobega, vediamo cosa fa. Renders, destro, madonna che papera.
ce l'ha fatta sto bastardo, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, dopo tre mesi ce l'ha fatta, 2-0, dai, ce l'ha fatta. Vabbè, difesa ha fatto indietrino indietrino, però cioè io avessi preso un gol così avrei spaccato tutto. Già la palla del portiere, più questi credevano che la passasse a Pobega, ma devono sapere che la palla a Pobega è meglio non dargliela. Bravissimo Giroud che ha portato via Baschirotto, bravissimo Giroud ragazzi. C'è l'audio in anticipo comunque, per dirvi. E non ho capito cosa protestano loro, però vabbè. Vediamo se questa volta ci recuperano loro 2-2. Si sa mai. E arriva come un treno Reinders. Superiorità Reinders. C'è Okafor, Reinders. Destro, palo. Vabbè, è tornato sul pianeta Terra. Peccato, ha provato a fare lo stesso gol. Oh, non facciamo come a Napoli, facciamolo il 3-0. Facciamolo. Tre tocchi e imbucata perfetta. Jean-André strefe. Palla sul secondo palo. Banda. Cosa ha preso Maignan? Una parata formidabile. Cosa ha preso Maignan? Dorgu. Kristović fuori. Sul fondo. Cosa ha preso Maignan? Ma che mega parata. A parte la parecchio centrale, a rivederla, però ha fatto una parata della Madonna. Angolata questa non la prende mai, però. Poi bravo strefe. Riflessi tanta roba. Vediamo di non farlo fare alla Fiorentina una cosa così. Che festa, mette la palla giusta. Potrebbe essere problematica. Non ci può essere fallo qui di Hernandez. Giallo. Ha fischiato molto Abisso in questo primo tempo. Dai, questo è regalatissimo. Io posso capire tutto, però cioè, questo è veramente incredibile. Una volta che non ha fatto nulla. Cioè, una volta che non ha fatto niente. 2-0. Vabbè, una volta. Finisce il primo tempo, ragazzi. Va bene così, ragazzi. Primo tempo, devo dire, qualche defiance, però va bene. Cioè, ci sta. Va bene vedere il Milan così. Ogni tanto tocca soffrire, ogni tanto va bene, ogni tanto va male, però così, così va bene. Così ci sta. Adesso sfruttiamo un momento per fare ancora meglio nel secondo. Serve eccoci. Innanzitutto partire forte come pausa merenda. Tempo, cercare più. Siamo manca la palla. Inizia. Ah, Hernandez ha preso giallo per protesta. Adesso mi torna. Poi che non fosse neanche farlo, ok, però Musa terzino. Dentro a Krstović si aggiunge anche a Raffaele. Cosa? Anche perché Lecce vuole rimontare. Ma ci riesce secondo me, sapete? Bello Chukwueze. Renders, palla dentro. Triplo. E alla fine Falcone sulla linea. Ci fosse qualcuno lì. Bella, Hernandez. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Corre velocissimo Hernandez. Non c'è nessuno. Lo vuole fare lui. Fino in fondo, ci ha pensato troppo. Sei un coglione. Toglilo. Fenta a Bartesaghi, per favore. Toglilo. Toglilo. Aspetta, toglilo. E perde il tempo. Toglilo dal campo. Toglilo. Prendevamo gol noi al loro posto. Toglilo. Ti prego. 3 contro 1. E il risultato è sul 2-0. Ma sullo 0-0 è una cosa così. È da ammazzarvi seduta stante. Una cosa così. Pobega, ragazzi. Più lo vedo giocare, più mi accorgo che è veramente scarso. Hernandez, Pobega. C'è Chukwueze lì. Le ha da. Madonna. Togli. Togli dal cazzo anche lui, per favore. Cioè, io non lo so. Io non lo so, veramente. Cioè io veramente non c'ho parole. Cioè già è scarso. Più Pioli che lo rende ancora più scarso. È l'apoteosi raga. Renders. Va dentro verso Basta. Cioè questo ragazzi è orrendo. Alla dentro di Banda. Dentro Banda. Gol. Lecce che torna a meno uno con il durato un po' Sansone reattivo al 120. Bentornati sul pianeta Terra, ragazzi. Adesso sarà dura. Avete voluto fallire il 3-0 più volte? Siete voluti arrivare davanti la porta senza un cazzo da fare? Questa è il prezzo da pagare. Giusto così. Due chiare occasioni. Una un miracolo di Maignan, una un gol. Giusto così. Adesso ci divertiamo, ragazzi. Adesso ci divertiamo un casino. L'altro gol da calcio d'angolo che abbiamo preso, Hernandez che fa cosa? La cazzata. Un'altra volta. No, ma se ci siamo fatti recuperare dal Napoli. Ma il Napoli ha vinto il campionato l'anno scorso. Anche lei ci ha vinto il campionato l'anno scorso. No, no, 2-2 lo fanno, ragazzi. Lo fanno 2-2. Sa la palla sbagliata. Dai così! Morbido dentro, Sansone, Banda! Sansone! Banda! Ale! 2-0, 2-2! Pareggia il Lecce! In pochi minuti! Prima Sansone, poi Banda!
detto, ragazzi, che l'avrebbero fatto. Ma come ve l'avevo detto, raga? Che viene dentro col sinistro e trova il palo. Passaggio verso la McBand. Che squadra ridicola. Io spero di perdere a sto punto. Io spero veramente di perdere a sto punto. Ce la meritiamo tutta la sconfitta, ragazzi. Io spero veramente di perdere. Così aprite cazzo di occhi. Cioè, ma vi rendete conto che se anche si vincesse, che figura di merda che è? Hernandez, fuori. Adesso comincia il cecchinaggio pure. Ma metti, vinciamo. Ma che figura da cani è questa? Che figura di merda stiamo facendo? Cioè, ditemi se qui, arrivati a questo punto, l'allenatore non è da silurare, ma proprio silurare seduta stante. Cioè, ditemi voi se non è da mandare via l'allenatore dopo una cosa così. La seconda volta. È già la seconda volta in quattro partite di campionato, raga. Anzi, in tre partite. Questi fanno 3-2, ragazzi. Questi lo fanno. Tato Florenzi. Forse Musa Terzino non era tanto buono, vero? Noi siamo la squadra piccola che va a dare fastidio alle squadre grandi. Noi siamo quello. Perché poi quando incontriamo le squadre piccole, Udinese, Lecce, ce ne giochiamo alla pari. Verona, ce la giochiamo alla pari. Scontro salvezza. Questo dimostra che D'Aversa è più allenatore di Pioli. Questa è la verità. D'Aversa è più allenatore di Pioli. Dai, che fanno 3-2 su punizione, me lo sento. Me lo sento, ragazzi, fanno 3-2 su punizione. Punizione per il Lecce. Dai, che lo fanno. Va Sansone. La palla è fuori, aveva dato l'illusione del gol. Peccato. Della rete. Peccato, ragazzi. Peccato. Vai, Jovic in campo. Non si segna veramente più adesso. Madonna, Jovic, che giocatore del cazzo. Madonna, che rimessa tra del cazzo. Del cazzo. Del cazzo. Ma veramente non c'è un. Tre giocatori del Lecce a terra, la batte, la ridà al Lecce. Ma cos'è? Ma basta di ste cose. Basta, vi prego. Mi sanguinano gli occhi. Basta! Basta, vi. Basta! Basta, vi prego! Basta, non ne possiamo più! Ramadan, io decidiamo come sprechiamo un'altra azione. Krunic sbaglia per Alfonso. È vero, sta mancando molta lucidità, soprattutto in avanti al Milan. Jean-André, Sansone, libertà. Era, c'era Okafor solo. C'era Okafor solo, ragazzi. C'era Okafor solo. 3 contro 3, raga. No, vabbè, io non c'ho parole. Basta, basta, basta. 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 Ci avete rotto il cazzo. Basta. Dal 7 ottobre che non si vince. Svegliatevi, cazzo. Anche perché cross. Secondo palo, André. Sansone! Sansone! Palo! La palla è fuori, incredibile! 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 Calcio d'angolo. Ma il gioco adesso si ferma. Cioè, io non c'ho parole. Sansone, bravissimo! Io non c'ho parole. Peccato! Okafor. Sopra Reinders. La da Giroud! La da Giroud! C'era Reinders lì! La da Giroud, capito? La da Giroud! La da Giroud! La da Giroud! Raga, no, non ce la faccio più, veramente. Non ce la faccio più. Io non ne posso più. Non ne posso più. Altra azione, altra palla che viene consegnata alla difesa. Basta. E dai, un altro lancio andato a merda. Ma sì, Pioli andava sostituito dopo lo scudetto. No, cosa dici? Pioli è il miglior allenatore del mondo. C'è il Guardiola italiano. Certo. Certo. Beato me che non capisco un cazzo. Sansone, limite. Sansone. Prova la conclusione. Sansone. Velenosa, peccato. Molto velenosa per Maignan, palla alta. È un'altra partita che non si vince. Ma pan giusto così. Il Milan col palo di Reinders nel primo tempo ha smesso di giocare. E intanto hanno perso 2 minuti per una punizione. Krunic, spizza, Jovic. Per lo scambio a Giroud, chiedono un tocco di mano. Invece giocatori del Milan, fischio di abisso per Olivier Giroud, chiaramente per queste proteste qui. Occhio al cartellino. Rosso per Giroud. Giroud è rosso. Ciao. Rosso per Giroud. Bello così. Contro la Fiorentina senza Giroud. Madonna.
Che bello, che bello, che bello ragazzi. Il fallo c'era, però Luca Marelli, Luca, non puoi protestare per una cosa così. Una dinamica del tutto simile. Poi chiaramente le proteste, il cartellino, il primo giallo e poi il rosso, sono dovute al comportamento di Giroud. Piccoli, piccoli, godo, 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 difendetelo, godo, 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 sì, sì, godo, difendetelo, godo, non esoneratelo, godo, 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 sì, 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 Roberto Piccoli, sì, godo. Sconfitta in quattro partite, sì, 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 godo, godo, canto, cazzo, godo, godo, raga, godo, godo, godo. Poi non fa, no, 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 non annullate questo gol, per favore, non annullate questo gol, non annu- vi prego, non annullate questo gol, non annullate questo gol, vi prego, no, no, lo dovete confermare, vi prego, testone a ciao, no, lo annullano, raga, no, lo annullano, no, no, non annullate, vi prego, no, do- no, 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 lo devi convalidare, lo devi convalidare, per favore. Field review da Rosario Abisso. Gol annullato. No, urlo, no, ha annullato il gol a Lecce. Per il via del mare si, no, resta 2 a 2. No, no, fallo di Piccoli su, no, raga, no, no, raga, no, volevo il gol del Lecce, no, no, volevo il gol del Lecce, raga. Vediamo se siamo capaci di fare la stessa cosa noi, ma tanto no. Krunic, che vi ricordo ha giocato 90 minuti, Krunic. Da parte di Sansone. Finisce qui. Florenzi, ma un'altra figura di merda. Peccato non abbiamo perso, raga. Peccato non si è perso. Peccato, peccato, peccato.